Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo nuovo video di cosa parleremo? In questo nuovo video, come vedete qui, come smettere di rimandare. Rimandare o procrastinare. Molti, si usa molto la parola procrastinare, siccome è un po' troppo lunga, ho preferito questo sinonimo, rimandare, che comunque ci fa capire del perché, no? Il perché di quando, ad esempio, ci mettiamo in testa di fare alcune cose o abbiamo in testa di fare alcune cose e per un motivo o per un altro non riusciamo a fare neanche il primo passo, ok? Quindi qual è essenzialmente il perché di questo non agire? Ho cercato, in base anche all'esperienza che ho avuto in questi anni con i clienti, di capire realmente, anche perché non è una cosa che a me non è mai capitata, anzi è capitata, e ho cercato anche su di me di capire qual era il motivo più importante, il motivo numero uno che non permettesse alle persone di agire e di prendere quella decisione. Allora, per spiegarvi questo concetto, vi faccio questa analogia. Quando non agiamo, spesso è perché abbiamo tanta confusione, ok? Per farvi un'analogia, io mi ricordo diversi anni fa, quando abitavo ancora a casa dei miei genitori avevano un ripostiglio e tutte le cose che non servivano, tutte le cose che compravamo che in quel momento non ci servivano, le mettavamo all'interno di questo sgabuzzino, ripostiglio, chiamiamolo come vogliamo. Mi ricordo però ogni tanto che dovevo andare a prendere, che ne so, un qualcosa che mi serviva, e ogni volta che entravo lì dentro, fino a quando riuscivo a trovare quello che dovevo trovare, ok, però capitava che ne so ogni 3, 4, 5 mesi che entravo dentro per cercare una cosa e dicevo mamma mia. E lì mi prendevo il tempo, anche la mezza giornata, per fare che cosa? Per ripulire tutto il ripostiglio, quindi andavo a togliere tutto e andavo a riordinare in modo tale da avere molto più ordine nel cercare le cose che mi servivano. E poi per 3-4 mesi stavo a posto. Perché ho voluto fare l'esempio di ripostiglio? Perché la nostra mente funziona un po' nello stesso modo. Noi abbiamo costantemente stimoli da quando guardiamo il cellulare su internet, quando parliamo con le persone, leggiamo un libro, guardiamo la TV. Abbiamo costantemente stimoli che poi si trasformano in bisogni, in desideri, in cose che vogliamo fare. E se non facciamo ordine non sappiamo da dove partire, perché c'è talmente tanta confusione che non sappiamo dare la giusta priorità, la giusta importanza e priorità ai vari bisogni e ai vari desideri che vogliamo ottenere, ok? Quindi la cosa più importante è quella di fare pulizia, come avete capito. Ma come facciamo a fare pulizia? Mi sono fatto una nota. E quindi quando avete tante cose che volete fare, da dove iniziare? Allora, e come vi ho detto, il fare pulizia è una delle cose più importanti. Ma come fare? Allora, vi dico subito che un esercizio che a me ha fatto realmente la differenza è stato quello di andare ad elencare tutte le cose che in quel momento io volevo fare. Ad esempio, facciamo leggere un libro, fare un corso, imparare inglese. Ne sto dicendo diverse in modo tale, ok? Fare il percorso di fitness. Che ne so, ognuno ha i propri, però ad esempio qui avete la vostra lista di desideri: comprarvi un'auto, che ne so, fare un viaggio, d'accordo? Chiaro? Però avete tutte queste cose da fare e non sapete come riuscire a organizzare il tutto. E allora, la maggior parte delle persone che non si prende il tempo, che cosa fa? Continua a stare qui. Gira. Perché non riesce in qualche modo, è un po' come quando una persona arriva nel mio ripostiglio, come se io arrivassi nel ripostiglio, come dicevo prima, arrivano in quel ripostiglio lì e a posto di mettermi a pulire dico ok, inizio a cercare. Perdo un sacco di tempo ogni volta che mi metto lì a cercare un qualcosa. E quindi non sto ottimizzando in maniera efficiente nel mio tempo né le mie energie, ok? La cosa che facciamo qui è un po' la stessa cosa, cerchiamo ogni volta di... Però facendo ogni volta questa ricerca ci farà perdere energia. Che cosa vuol dire? Che anche se noi decidiamo a fare un qualcosa di queste, con la poca energia che ci ritroviamo, non riusciamo a portarla a termine. Ok? Perché? Perché abbiamo poca energia in quel momento. E allora qual è l'esercizio che io stesso attuo, ok? Attuo e consiglio anche ai miei clienti. Qual è? Questo qua. È uno schema, ok? Dove da una parte andiamo a mettere l'importanza, non si legge, scriviamolo un po' più grande,
importanza. Ok, di là ci sono quindi l'importanza, e di qua abbiamo le priorità. Mi sposto. Ok, importanza e priorità. Ok, con questo esercizio che sembra veramente banale e semplice, io personalmente sono riuscito a calendarizzare e a dare un ordine a tutto. Fare questo esercizio so che porta via del tempo inizialmente, ma come tutte le cose che sembrano semplici, stupide da fare inizialmente, come ad esempio dire ok, mi metto lì, pulisco tutto e poi grazie all'ordine che ho fatto riesco a scegliere che cosa fare prima, che cosa fare dopo, anche se mi sono preso del tempo prima questo mi dà molta potenza successivamente e mi dà anche una capacità maggiore di scelta in base a quelle che sono le mie priorità e in base invece a quelle che sono poi la varia importanza che ha quella cosa che voglio fare all'interno della mia vita, chiaro? Quindi andiamo a capire un attimino come andare a gestire il tutto. Faccio una sorta di esempio. Solitamente quando è così io vado a dividere il tutto in 2-3 caselle per ogni. Ad esempio faccio 3 caselle qui. Questa è la maniera più semplice. Poi se ne avete altre potete fare anche più caselle, ok? Però il mio consiglio è quello di non fare troppe caselle. Se fate troppe caselle già iniziamo a... come posso dire, a disperdere quello che è il nostro focus, ok? Se fate meno caselle possibili, ad esempio 6 in ordine di priorità e importanza, potete fare anche 9, però come vi dico, meno le fate meglio è. Voi potete scegliere, ok? Facciamo le 9. Abbiamo 3 per priorità e 3 per importanza, chiaro? Ok, allora la mia domanda adesso è questa. Qui, più saliamo e più è importante un qualcosa, più andiamo di qua e più diventa prioritario un qualcosa. Ciò vuol dire che tra tutte queste che io ho qui, quelle che ha più priorità dovrebbe stare qui, quella che ha più importanza dovrebbe stare qua. Se andiamo a incrociare, quindi abbiamo la cosa che per me è più importante e più prioritaria qui. Ad esempio, per me in questo periodo della mia vita, che ne so, mi devo trasferire, devo andare fuori dall'Italia, diventerà importante fare il corso di inglese, se io non l'ho mai fatto, ok? Se io non studio inglese, se non parlo inglese, quindi è una cosa veramente prioritaria, altrimenti andrò fuori e, che ne so, e qua scrivo, devo fare l'inglese, fare il corso di inglese, ok? Chiaro? Se ad esempio ho un, che ne so, l'auto, mi servirà l'auto? L'auto mi servirà, non mi servirà? Priorità, importanza, quindi andrò a mettere in base, facciamo conto, allora, più priorità, meno priorità. Facciamo conto che per me è importante l'auto, ok? Però non ha priorità in questo momento storico della mia vita. Quindi è importante sì, ma non ha priorità, la metto qui. Ok? Il fatto di prendermi un'auto, ok? Il percorso fitness ha importanza per me. Facciamo conto che in questo momento io mi trovo veramente in sovrappeso, molto in sovrappeso. Dico, cavolo, però... Cioè non posso continuare così. Quanto è importante per me? È importante? Sì, è importantissimo. Che priorità c'ha? Allora, non ha la priorità che ha l'inglese perché mi devo trasferire, ad esempio, però è molto prioritario, quindi lo posso inserire qui. Fitness. Percorso di fitness, ok? Come avete capito, già ci stiamo il viaggio. Il viaggio è importante per me? Sì, è importante, ma che priorità c'ha? Ha una priorità, facciamo conto che il progetto, un viaggio, facciamo conto che siamo gennaio e devo progettarlo per giugno, quindi per l'estate, ha una priorità estrema, quindi ha una bassa priorità, ok? Un'alta importanza, non altissima, quindi lo posso andare a posizionare anche qui. Quindi come capite già stiamo andando a prendere quelli che sono i posti più importanti e di maggior priorità, ok? E poi man mano andiamo a scegliere tutti gli altri. Perché questo esercizio sembra banale ma è efficace? Perché in questo modo voi non andate a fare cose che sono in questo momento importanti sì ma non prioritarie. Chiaro? Perché ciò che vi dovete, se volete essere efficienti, ciò che volete, che dovete focalizzarvi, è proprio questo, ciò che ci dobbiamo focalizzare, perché è una cosa che mi riguarda personalmente, è un esercizio che sto facendo anche per me, questo qui lo faccio costantemente, io almeno ogni 3 mesi, chiaro, da avere degli obiettivi trimestrali da raggiungere. E perché vi dico questo? Perché almeno riuscirete, uno,
a dare la priorità, come vi ho detto, è iniziare le cose che hanno più priorità in questo momento e non le cose tanto perché sono importanti, perché so che prendere un'auto è importante o fare il percorso fitness è importante, ma se in questo momento voi avete deciso di trasferirvi, ad esempio, come sto facendo qua, in quel momento sarà più importante l'inglese, perché altrimenti se non parlate inglese non riuscite neanche a comunicare, che ne so, col personal trainer quando andate a Londra, è un esempio, ok? Sto facendo un esempio, che ne so, o in un altro paese, che ne so, andate in America, anche lì parlate inglese e non riuscite neanche a comunicare. Quindi quello, in quel momento, è la cosa più importante, ok? Nel caso, la priorità, in quel caso, fosse, che ne so, non sono in forma, mi devo sposare fra 2 mesi, in quel caso il percorso di fitness ha una priorità, perché se volete entrare in un determinato tipo di vestito, volete essere in forma, in quel caso la priorità, ho avuto 2-3 clienti che il mese scorso hanno fatto proprio questa scelta qui, avevano la priorità di iniziare perché si dovevano sposare tra qualche mese e quindi l'hanno messo come priorità estrema, ok? Chiaro? Un'altra cosa che vi aiuta questo schema è il fatto di portare a termine le cose che iniziate senza rischiare di farle tutte e poi non dargli importanza. Perché vi dico questo? Perché, ad esempio, se iniziate a fare una cosa che è importante sì, ma non è prioritaria, molte volte che cosa succede? Che le cose meno importanti poi le avete iniziate e non le andate a terminare. E questo è pericoloso perché poi va a incidere anche sull'energia che andrete a mettere sulle cose di priorità e importanza. Quindi rischierete di non fare né le cose per mancanza di energia e di focalizzazione, né le cose di priorità e importanza a terminarle e neanche quelle altre che erano importanti ma avevano una priorità inferiore, ok? Io chiudo, cioè vorrei chiudere questa, non so se forse è meglio che lo ripeto questo concetto, perché è un concetto veramente importante, cioè quando voi andate a focalizzarvi in una cosa sarebbe meglio che in quel momento voi la vostra energia si focalizzasse almeno oltre l'80% solo in quella cosa lì, in modo tale da iniziarla, continuarla e cercare di chiuderla, cioè cercare di sistematizzarla per poi concludere quel percorso. Ad esempio, io qua voglio prendere il B1, arrivaci al B1 prima di iniziare a fare il percorso fitness, non fare tutte e due le cose insieme in contemporanea, soprattutto nelle fasi iniziali, altrimenti rischierai di non fare né uno né l'altro perché disperdere la tua energia, ok? Chiaro? Quindi almeno arriva qui a un certo livello, poi quando sei quasi alla fine o comunque hai finito, hai preso quel livello lì, allora dici ok, qui ho sistematizzato un certo livello, posso concentrarmi nella cosa successiva. Perché vi dico questo? Perché questa è una sorta di legge naturale, anche il leone nella savana che cosa fa? Prende una gazzella alla volta. Avete mai visto un leone che insegue 2 gazzelle contemporaneamente? Io mai, e non credo che lo faccia. Per quale motivo? Perché se non si focalizzasse su una gazzella alla volta, quel giorno il leone non mangiava, non mangerebbe, chiaro? Quindi questa è una cosa importante, ragazzi, se volete ottenere un obiettivo, almeno, non vi sto dicendo che dovete escludere altri obiettivi o altre cose importanti nella vostra vita, però sicuramente è importante fare questo tipo di lavoro in modo tale che una volta fatto questo, poi ci possiamo concentrare, aumentiamo la nostra autostima perché abbiamo raggiunto un obiettivo, e ci possiamo concentrare in altri obiettivi, ok? Quindi prima ripulire, poi fare ordine, poi scegliere, focalizzarsi, una cosa alla volta, per poi passare una volta raggiunta alla cosa successiva. Spero che con questo schema, con questa spiegazione, anche perché è quello che uso io, posso avervi aperto un mondo per come non procrastinare, non rimandare e ottenere i vostri risultati e obiettivi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!